industriale, imprenditore legato nel mondo dell'azienda familiare, che è un nome che non si deve nemmeno presentare, impegnatissimo anche in Confindustria, poi un po' anche di questo ne andremo sicuramente a parlare. Ma Paolo, ripigliamo il filo dove ci eravamo interrotti. Intanto, ciao, grazie di aver accettato l'invito di questa seconda parte. Ciao a tutti, ciao. Avevamo interrotto che eri in Giappone a fare più attività, perché eri pilota ufficiale della TOMS Toyota, quindi il marchio Toyota, a correre nell'esport, correvi la Formula 3000, correvi nel turismo giapponese, quindi veramente di tutto. Che vivere era in Giappone? Ma Perché è c'era poi stato. una colonia di piloti italiani piuttosto nutrita. Beh, un periodo bellissimo che ricordo con grandissimo piacere, ma come anche esperienza di vita, oltre che di corse. Ma c'è un aneddoto molto, molto bello perché io non avevo pianificato, io la mia carriera non l'ho mai pianificata, è successo tutto abbastanza casualmente. Ed è quello che contraddistingueva comunque quell'epoca dove i miei coetanei, che eravamo dei ragazzi, non eravamo abituati e nessuno ci aveva detto che le cose bisognava pensarle. Ovviamente qualcuno lo faceva, qualcuno non ci arrivava, io non ci arrivavo. Per cui le cose succedevano e succedevano anche però delle cose positive per ragioni inaspettate. Allora io ero andato in Giappone perché ovviamente seguendo il mondo delle corse e cercando sempre di stare agganciato alla Formula 1, volevo seguire la gara in Giappone per poi andare in Australia e a seguire la parte finale del campionato del mondo. Mi ritrovo nell'ufficio di un giapponese che avevo conosciuto anni prima perché faceva dei servizi per il team Jost quando eravamo andati dei servizi di marketing e di logistica un po'. Quando eravamo andati a fare la gara di campionato del mondo al Fuji con Ghinzani, che tra l'altro avevamo anche vinto, e io mi ritrovavo nel suo ufficio. Mi ricordo che nell'ufficio si entrava, l'ufficio era piccolissimo, era pochissimi metri quadrati, c'era lui e aveva un collaboratore, si entrava ovviamente senza scarpe, e c'era un separé. Io parlavo con lui, ma stavo dall'altra parte del separé e c'era un libro, mi ricordo, del Tour de France. Per cui, scorrendo questo libro, tanto per dire una stupidaggine che non avevo assolutamente niente in testa, gli ho detto: sai cosa c'è? Mi piacerebbe correre in Giappone, ma l'ho detto come un paradosso, come per dire non mi interessa, e, per dire una battuta. Poi lui non replica. Dopo un po' compare dal separé e mi dice: ho fissato il pranzo con Tachi. Dico: chi è? Dice: è il capo delle corse Toyota. Dice che io conosco, perché conosco, ho relazione con questo mondo. Quando gli ho detto che c'eri tu qua che volevi correre in Giappone, lui è molto interessato a parlarti. E io gli ho detto: ma io non ho niente da dirgli, cioè a Tachi, perché non ho nessuna idea di venire in Giappone. Beh, dopo un'ora e mezza eravamo a pranzo e alla fine del pranzo l'accordo era fatto, io mi sarei trasferito in Giappone. E loro a cosa erano interessati? La Toyota aveva il sogno di vincere Le Mans, perché loro Certo. pianificavano di vincere la 24 ore di Le Mans, e allora non gli sembrava ideale avere un pilota che l'avesse già vinta, perché era una variabile in meno nella messa a punto di tutto il progetto. Per cui io da inconsapevole mi sono proiettato in un mondo fantastico che era quello della Toyota, e da lì è iniziata una collaborazione che è andata avanti 2 anni e poi sarebbe potuta andare avanti anche molto oltre, Ma in che probabilmente. modo la Toyota accettava che un suo pilota collaudatore, lavorando per Bridgestone, testasse roba Honda? Perché faceva parte del loro modo, era una categoria Da noi separata. sarebbe inaccettabile, no? Fra virgolette. Sì, ma io, dato che il contratto era molto preciso, i rapporti erano molto chiari e c'era il tema della riservatezza, e probabilmente c'era anche una fiducia, diciamo, nelle parti. Certo. Io quando ho fatto il lavoro della Honda, per la Mugen poi,
era la Bridgestone che era il tramite, per cui io essendo pilota Bridgestone, la Bridgestone doveva fare un certo lavoro e io ho seguito Bridgestone, perché in realtà la mia relazione con la Mugen non c'era. Io ho provato le gomme della Bridgestone perché la Bridgestone voleva sviluppare le gomme, poi che fosse un motore Toyota, Yamaha o Honda per me era indifferente, perché era una relazione che curavano loro. Toglimi la prima curiosità, quando Toyota in tempi recenti con la TS050 ha vinto la prima 24 ore di Le Mans, che effetto ti ha fatto? Perché era praticamente un excursus, no? Tu hai cominciato una storia e ci hanno impiegato un po' prima di arrivare a coronare il loro sogno. Ma ci hanno messo molto e ci hanno messo anche un po' troppo, perché io quella vittoria me la sarei aspettata anche un po' prima. Perché mi ricordo che nell'88 c'era una macchina che non era adatta per fare Le Mans, perché era un quattro cilindri, per cui una macchina molto, molto forte. Poi hanno sviluppato la 89, mi pare si chiamasse Civic, che era una macchina magnifica, sì. La prima macchina in carbonio. Quando l'abbiamo provata alla fine della stagione, perché è entrata, l'abbiamo fatta debuttare in una gara di campionato giapponese al Fuji, c'era Stefan Johansson in coppia con me, e durante la gara a un certo momento Stefan si ferma, era una 1000 km, e dice: non la guido più perché non sta ferma neanche in rettilineo. E io gli ho detto: impossibile, non eravamo davanti, eravamo dietro, per cui non eravamo veloci, e gli ho detto: impossibile. Lui fa: guidala te e vedrai. Salgo sulla macchina, macchina totalmente nuova, macchina bellissima, esteticamente molto bella, con un bel motore 8 cilindri, potentissimo, macchina magnifica. E in effetti la macchina non stava dritta neanche in rettilineo. Allora faccio un giro e mezzo, perché esco dai box, faccio un giro completo, ritorno dentro, e io ho detto: io non la guido più. Stefano non la voleva più guidare, la macchina si è ritirata. Dopo mezz'ora l'altra macchina ha avuto la stessa avventura e si sono ritirati anche loro. Ti chiama Giancarlo Minardi perché ha il problema di sostituire Piero Martini. Sì, ma adesso chiudiamo il discorso della Toyota, perché è interessante, e c'è un altro aneddoto di quando siamo andati a Le Mans. Poi con quella macchina avevamo svolto un mese e mezzo, due di prove specifiche, ma stavamo sempre in pista, siamo andati su una pista segreta della Yamaha per provare le velocità di rettilineo in centro al Giappone, una pista anche abbastanza pericolosa, dove fra l'altro ho avuto un brutto incidente perché è esploso un freno a 330 all'ora. Ah, però. E mi sono ritrovato, fra l'altro, perché la macchina è decollata contro il guardrail, inizio a piroettare, mi sono trovato su una strada di fuori dal circuito rovesciato. Quindi in mezzo alla strada di uso normale, comune. Normale, fondamentalmente non passava nessuno, rovesciato. E quindi quello che ha fatto Weber a Le Mans durante la gara, tu l'hai fatto durante i test. L'ho fatto durante peccato i test. Che non si è mai imparato quello. No, perché era vietato parlare. Non si poteva assolutamente, perché c'era sempre il tema della riservatezza, però la macchina è molto robusta, fortunatamente non è successo niente. Allora andiamo a Le Mans, e quando si partiva per Le Mans c'era tutto, ma come ogni gara, c'era tutto questo programma con le prove, poi sale questo pilota dopo 8 minuti, poi quell'altro dopo tutti i minuti, e poi c'era sempre time attack, e time attack nello spirito è andiamo per la qualifica. Time attack, obiettivo e tempo indicato al decimo, pole position. Per cui io non so come si facevano a fare quei programmi, perché non c'era la simulazione, c'era l'intuizione. Allora, time attack, pole position, e uno dice: beh, bene, tanto sapevo che il time attack non facevamo mai all'orario che dicevano loro, e non facevamo mai il tempo che veniva indicato sulla tabella, però loro che sono dei precisi dovevano mettere anche l'obiettivo numerico del tempo sul giro, e perché fa parte della loro cultura. Allora arriviamo alle mani, tre macchine preparate benissimo, avevano preso altri piloti, c'era Johnny Dumfries, c'era John Watson,
Lui aveva fatto uno squadrone, poi erano gli chef dal Giappone, avevano costruito queste pagode dietro nei box, tutto il sistema di assistenza. Notate che io quando ero alla Toyota non potevo levarmi il casco e appoggiarlo, perché io dovevo dare il casco a una ragazza che lo prendeva con due mani così, un'altra ragazza mi porgeva un asciugamano per asciugarmi dal sudore, ma io non potevo non darmi in mano alla ragazza perché avrei violato una procedura Toyota, dato che mi faceva anche molto piacere essere poi molto coccolato, perché diciamo ti coccolavano anche. Arriviamo alle van, allora la macchina non frena, non va in rettilineo e non tiene la strada ed è una macchina totalmente differente da quella che avevamo provato in Giappone. Allora, tre macchine, dopo 6 ore, le tre macchine in gara non c'era più nessuna. Si erano rotti tutti i motori ed eravamo cotti. Allora, cos'è successo? Avevano cambiato tutte le specifiche, avevano cambiato le pompe dei freni, l'aerodinamica e il settaggio del motore. E il motore l'avevano cambiato perché per paura di romperlo l'avevano ingrassato a tal punto che il motore si rompeva perché era troppo ricco di alimentazione. Ecco, questo è quando probabilmente c'era la relazione dal reparto corse con la casa madre che imponeva, non sapendo i problemi, diciamo, i temi della pista, imponeva degli standard. E quando uno non segue il pilota, perché è il pilota il fruitore del mezzo, non puoi cambiare una macchina a loro insaputa. E probabilmente questo qui è il motivo per cui loro fanno molta fatica a fare le corse, perché l'ultima parola la deve avere il pilota, insieme al suo ingegnere di pista, e tutto il resto della struttura, ingegneri, staff e dirigenza deve allinearsi con Ecco, la ma che macchina. Formula 1 hai trovato? Perché l'hai inseguita per anni con strade che appunto erano spesso parallele a quello che era il cammino naturale, no? Per arrivarci. Arrivi e che sensazione hai avuto, Paolo? Ma sicuramente della violenza. Perché la Formula 1, come ambiente, anche come macchina, perché erano delle macchine poi a quell'epoca brutali, brutali perché erano rigidissime, avevano un certo carico aerodinamico, le gomme erano gomme libere, per cui c'era la concorrenza sulle mescole, avevano un certo grip, per cui la macchina era violenta e non facile da guidare. E poi l'ambiente, avvertivi subito che l'ambiente non è un ambiente di confidenze, di relazione, ma è un ambiente molto dove le persone vivono in maniera molto stressata. Per cui o hai successo o hai insuccesso. Cioè non c'è una metodica, un ambiente di lavoro come poteva essere la Toyota o da Jost o in altre situazioni come avevo vissuto in altre squadre, che si lavora per. La Formula 1 richiede un successo immediato, primo giorno, ed è dal punto di vista mentale per un pilota totalmente diverso dalle altre categorie. Per cui se oggi, conoscendo bene me stesso, la mia mentalità, il mio carattere, uno mi dice: ma tu hai le caratteristiche mentali per la Formula 1? La mia risposta è una: no. Ma c'entra con la guida? No, la guida poi dopo ne dobbiamo parlare della guida. Però mentalmente devi avere una capacità mentale che non è relativa a nessun'altra categoria, perché non c'è equilibrio fra gli uomini perché il rapporto si rompe subito. Adesso ho letto una cosa, un'opinione di David Coulthard che ha dato su Sainz e sul suo prossimo debutto alla Ferrari. David Coulthard, fra l'altro, è stato pilota, per cui lui le dinamiche anche mentali le conosce. Ha detto: se Sainz in 3 mesi non va forte, è finito. Allora, lui lo esprime così. Purtroppo è così, perché invece che lavorare per costruire una fiducia, tu il primo giorno che vai devi performare, se no hai bisogno di dire, bah, insomma, è per quello che Senna. Per me è stato un genio, perché ogni giorno della sua vita lui è andato sempre forte, perché dice: io non posso far nascere il minimo dubbio neanche il lunedì pomeriggio, che la gara è la domenica, e nessuno della mia equipe, ma anche di quello che guida il camion, deve mai dire un altro: beh, forse quello lì oggi non andava mica tanto forte.
perché miri ad estendere questa forza sempre più lontano, perché tutti devono sapere che tu sei forte e tutti lavoreranno perché tu lo sia. Quando apri la crepa sei finito. Ma finita perché tu hai deciso che non ci dovevi più riprovare, cioè questi giri per arrivarci sono stati così difficili? No, a quel punto lì, avendo una stagione così negativa, tu sei proprio, ma non solo bruciato, sei proprio uno stracotto al forno, per cui cioè la tua reputazione praticamente è inesistente, ma inesistente perché non c'era nessuno che ha voluto leggere fra le righe. Sicuramente, adesso dico una cosa che non è a merito della tua famiglia professionale, che io quando ho debuttato a Phoenix, caso strano, ma non per merito, per demerito suo, Nigel Mansell con la Ferrari mi partiva dietro, che è una curiosità, diciamo, redazionale, perché ci puoi fare un pezzetto di un articolo, che un debuttante che ha fatto una storia di relazione con la Ferrari, diciamo di amicizia, che il primo Gran Premio, il paradosso è debutti e stai davanti alla Ferrari, ci puoi fare un... Io quel weekend non ho visto un giornalista italiano. E che risposta ti sei dato? Che verso la fine della stagione un Giorgio Piola, io conoscevo da anni prima, collaboratore. Sì, ma che io Giorgio lo conoscevo da anni, perché li conoscevo da quando facevo, insomma, l'ambiente lo frequentavo, mi ha detto, ma in maniera molto semplice anche a me, dice, beh, sai, dice, col tuo nome, quando sei arrivato qua, non è che stavi simpatico a tutti, però nel tempo hanno capito che sei uno. Quindi eri considerato rampollo di famiglia, che è arrivato alla Formula 1 in un certo modo. Sì, però diciamo che anche quello non è stata una mia abilità nel sapermi relazionare. Io lo metto sempre, penso sempre che l'origine di quello che succede sei tu, non penso mai gli altri. Tu dici, se tu sai leggere una situazione, prima è leggerla, comprenderla e agire di conseguenza. Ma allora che gusto è stato nel 91 fare la pole position a Daytona? Ma no, è una... Perché di nuovo ti ha richiamato Just, ma, quindi ti riallaccia un filo. No, ma quello è la differenza fra un buon pilota, chiamiamolo, a un pilota, a un campione di Formula 1, che non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Cioè, i buoni piloti esistono, e ce ne sono tanti. Buoni piloti che fanno un buon lavoro esistono, buoni piloti che instaurano buoni rapporti con le squadre e sono produttivi esistono, io mi metto in quella categoria. Se tu mi dici, ma te il campione mondiale di Formula 1 lo puoi vincere? Bah, ti dico, non lo so, ma da quello che io so oggi no, non è il... Per cui sono molto sereno, perché se mi rimetto ai miei 20 anni, ai miei 25 anni, ti dico, quelle cose lì non le sapevo gestire. Poi oggi, guardandole da lontano, io oggi saprei gestirle con l'esperienza di oggi e vedo che alcuni piloti molto giovani le sanno gestire. Per cui dico, c'è un gap non da ridere. Per cui il pilota, quando lo si giudica, anche fra piloti, la frase «ma se avessi la sua macchina farei quello che fa lui», io penso sempre «ma chiediti perché l'hanno data a lui e non l'hanno data a te». Ma questa è una buona domanda fra quelli che non accettano il fatto che oggi, dopo 7 titoli mondiali vinti da Lewis Hamilton, bisogna cominciare ad accostare la grandezza di Lewis a quella grande di Michael Schumacher, perché non sono solo i numeri che parlano. E vedo che ci sono tantissimi tifosi ferraristi, specificatamente di Michael, che questo... confronto non lo vogliono assolutamente accettare, dicendo che appunto Lewis arriva come il campione che vince perché ha la macchina migliore, ma l'aveva anche Michael. Ma se Niki Lauda chiama Hamilton, e Niki Lauda certo era una persona che non faceva sconti a nessuno, non li aveva fatti neanche alla Ferrari al debutto, il primo giorno che ha provato la macchina, quando gli ha detto che la macchina non andava bene e non aveva ancora vinto una gara. Se Lauda chiama Hamilton, uno dice, ma perché Lauda ha chiamato lui e non me? Ma la risposta è quella.
perché l'unica risposta che conta davanti a queste cose è perché Lauda ha telefonato a lui, poi lui gli diceva, tentennava, l'ha chiamato n volte. Ma la risposta incontestabile è: a me Lauda non mi ha mai chiamato, e ho avuto un ottimo pranzo, un'ottima cena con Lauda, ma sono andato a pranzo con lui. Non mi ha detto aspetta che ti chiamo così ti metto da qualche parte, che secondo me sei un buon pilota. Dice, e vieni con a Tanzi che rapporti hai mai avuto, visto che era un dirimpettaio che bene o male agiva nell'alimentare? Con Tanzi era un buon amico di mio padre. Mio padre l'aveva portato da Enzo Ferrari perché Tanzi voleva conoscere Ferrari, perché voleva sponsorizzare i piloti della Ferrari nel 74, e io mi ricordo. Quindi la reazione di andare a prendergli Lauda e fargli la cattiveria era nata probabilmente prima. Ma io mi ricordo un pranzo la questa domenica è bella, al Cavallino, al ristorante del Cavallino, dove siamo andati io con i miei fratelli, mio padre e Callisto Tanzi. Callisto ha chiesto a mio padre di presentargli Enzo Ferrari, e quando è stato lì ha detto io vorrei sponsorizzare i suoi piloti, per cui voglio conoscere lei, e lui ha detto bene, mi fa molto piacere. Poi da lì è nato il rapporto con Lauda e Regazzoni, e poi quello di Lauda si è evoluto. Ci hanno detto l'errore che ha fatto Tanzi, che quando ha portato via Lauda alla Ferrari non ha chiamato l'ingegnere Ferrari, e le cose non andavano fatte. Sono d'accordo. Paolo, è passata un'altra ora della nostra chiacchierata, ma ne manca ancora un pezzo. C'hai voglia di riprenderci per una terza puntata? Perché noi anche la storia bellissima del tuo recupero della 312B la dobbiamo assolutamente raccontare. Secondo me adesso rischiamo di diventare troppo lunghi e ci diamo un terzo appuntamento. Finora noi di Motorsport non l'abbiamo mai fatto, quindi considerati pure il pilota, non il campione in grado di lottare per la Formula 1, però insieme stiamo costruendo qualcosa che finora non abbiamo mai fatto. A me fa molto piacere, devo dire che queste chiacchierate permettono di rinfrescare la memoria, perché ci sono delle cose a cui io non penso proprio più, perché faccio lo spettatore, mi piace vedere le corse di oggi, ma non è che ripenso a tante cose che ho vissuto, e per cui ti ringrazio di avermi chiamato, ringrazio quelli che anche ci... Prima di chiudere, ti voglio fare una domanda, per chiudere proprio il concetto legato a questa Formula 1, ma secondo te chi ha lo spirito del supercampione nell'ambito di questo schieramento? Cioè, Lewis Hamilton non lo discutiamo, rappresenta il presente, ma c'è un futuro che sta in futuro, è un presente anche quello. Ragazzi molto forti, tu chi vedi con le capacità di essere supercampione? Ma questo non te lo so dire, perché non vado alle gare, non frequento l'ambiente, guardo la televisione. Però penso che ci siano dei ragazzi giovani come Russell, come Norris, che siano dei bei personaggi. È ovvio che bisogna lasciargli anche uno spazio per farli esprimere umanamente. Ma salti Leclerc e Verstappen, perché li consideri già arrivati, nel senso che sono già lì a lottare? Che loro sono già nella... Okay. Poi c'è Leclerc, che mi incuriosisce molto, perché ha questo animo ribelle verso l'ingiustizia che lui non ha vinto, per cui lui non se la perdona, ed è bene che faccia un salto di qualità, perché per performare devi raffreddare la mente e puntare all'obiettivo. Sicuramente, se lo appoggiano in maniera corretta, potrà maturare per essere un campione del mondo, e me lo auguro anche, perché è un pilota di un talento straordinario. Verstappen per me è più misterioso, perché è più ermetico, perché sicuramente dal punto di vista velocistico è totale, cioè dal punto di vista strategico e di empatia della squadra non lo so, anche perché quella lì è una squadra che secondo me ha delle figure come quelle di Helmut Marko, che non so quanto siano, diciamo, utili per lo sviluppo di una squadra sul modello Mercedes.
È vero, però bisogna anche dire che la Red Bull è una squadra che si è plasmata intorno a Max Verstappen, cioè tutto il resto è corollario, quel povero Albon è veramente sussidiario. Ma è una grandissima debolezza di squadra, perché quando il pilota impugna una squadra, la squadra deve essere sempre squadra e deve essere autorevole, per cui c'è un'autorevolezza Mercedes e una grandissima forza, diciamo, di Hamilton, di avere un rapporto paritario dove ognuno spinge poi molto. Quella della Red Bull io la vedo invece una cosa sbilanciata, che se dovesse andare via paradossalmente Verstappen e Helmut Marko, dopo è una squadra orfana. Va bene, amici di motorsport.com, allora commentate qui sotto le vostre opinioni, quello che vi è venuto fuori di molto interessante dal racconto di Paolo. Vi diamo appuntamento quindi alla terza puntata, cliccate la solita campanella così riceverete tutte le informazioni utili per vedere i prossimi video di motorsport.com. Appuntamento Paolo quindi alla terza chiacchierata, non possiamo non finire questo racconto perché c'è questa storia meravigliosa, anzi la chiamerei una favola, della rinascita di una 312B, il tuo mito giovanile insieme al grande Mauro Forghieri. Grazie ancora, alla prossima. Ciao a tutti, ciao.